L'Agropoli pareggia 2-2 con il Città di Messina, venendo ancora una volta raggiunta soltanto nei minuti di recupero. Il neotecnico Delli Santi, subentrato in settimana a Nastri, ha dato vivacità e brillantezza ai cilentani, che però continuano a commettere errori di deconcentrazione nei finali di gara e contro i messinesi il copione non cambia. Eppure la formazione del presidente Cerruti aveva dominato in lungo e in largo l'incontro, fallendo prima delle buone occasioni con Seccum, la vediamo, e Caro Tenuto, e poi passando in vantaggio al 16° del primo tempo con un rigore procurato e trasformato proprio da quest'ultimo. Nella restante mezz'ora della prima frazione i Delfini cercano ma non riescono a trovare il raddoppio, fallendo ancora in avanti con la coppia d'attacco. Il Città di Messina, al contrario, seppur alle corde, trova il pareggio allo scadere grazie ad una ripartenza veloce di Assenzio su palla persa colpevolmente da Seccum a centrocampo. Nella ripresa i Delfini schiacciano il piede sull'acceleratore e riescono a trovare nuovamente il vantaggio grazie ad un gol di testa di Mallardo sugli sviluppi di un corner dalla destra di Najib Seccum. Poi molto possesso palla ma poche sortite dalle parti di Taranto e ancora una volta, quando sembrava che l'incontro fosse indirizzato sul 2-1, gli ospiti riescono a pervenire al pareggio grazie ad Assenzio, colpevolmente lasciato libero di calciare a rete dal limite dell'area piccola. 2-2. Alla ripresa delle ostilità c'è tempo solo per vedere l'espulsione di Bencardino che litiga con la panchina ospite. Il tempo per pareggiare invece non c'è e per i Delfini arriva una nuova beffa ancora una volta, soltanto nei minuti di recupero.